tante cose, un premio dedicato a Giovanna Arrighi, che stava proprio qui in queste stanze, in questo bar, che è un po' un bar bohemien da critici fuori orario, fuori rotta, fuori regola, e lei era un po' una solitaria, che però aveva molta voglia, molto bisogno di parlare con gli altri, di essere stretta in amicizia con le persone, di parlare dei film non per far vedere che era più brava, ma di parlare dei film per l'entusiasmo che la muoveva. E questa era la sua purezza, una purezza secondo me quasi adolescenziale che Giovanna aveva. Non l'ho mai sentita parlare male di nessuno in tanti anni che la conoscevo. Aveva degli entusiasmi, lei via Regina, entusiasta di Europa Cinema, il festival all'epoca fatto da Felice Laudadio, entusiasta di alcune edizioni di Venezia. Io le dicevo, ma come fai tu a ricordarti quell'edizione di De Adeln che era diversa da quella di Müller, che era diversa da quella di Barbera? Le aveva tutte in testa e mi stupiva sempre, perché per me invece è un frullatore, una insalata russa di film che raramente riesco a individuare, a distinguere un anno dall'altro. E poi Giovanna era una che era sempre quasi ingenua nel raccontare le cose, nel raccontare i film, nell'approcciarsi con le persone. Questo era molto bello, però in un mondo come questo in cui siamo tutti, vogliamo essere tutti furbi, scafati, più smaliziati degli altri, era quasi un difetto. C'era chi non si intratteneva con lei o magari per snobismo la lasciava un pochino da parte, non le regalava quella gentilezza che avrebbe avuto veramente, di cui avrebbe avuto bisogno come il pane, come l'aria, perché tutti in questo mondo dei critici cinematografici, girovaghi, raminghi, che hanno bisogno, hanno fame di film, ma anche fame proprio vera, avremmo bisogno di gentilezza. Lei era gentile, ha vissuto col sorriso una condizione che non era per niente facile. E lei era appunto morta sola in casa, non si sa se per un ictus, se ha passato del tempo anche da sola senza poter essere soccorsa. Viveva sola e in questa piccola comunità di appassionati di cinema ritrovava un po' il suo mondo, specialmente proprio in questo bar che ci circonda adesso, perché ognuno qui ha la sua storia, ognuno ha il suo amore per il cinema, ognuno ha la sua solitudine. Ognuno ha il suo bicchiere di birra davanti alle 2 di notte, magari pronto però a vedere il film alle 8 del mattino dopo. Lei trovava un suo ambiente e non era l'unica, tanti di noi diciamo trovano qui una specie di piccolo, come dire, quartiere latino, una specie di piccola rigoche in cui ritrovarsi una sera dopo l'altra, un paese. In fondo poi non abbiamo più nessuno un paese, no? E nel cinema, nel mondo del cinema, ritrovava Giovanna Arrighi il suo paese, la sua comunità. Ed era una comunità che le voleva bene, e lo si vede nel premio che Ugo Busaporco le ha dedicato e che continua con grande passione a dedicarle ogni anno. Sensazione che per esempio ho anch'io, perché ormai la lista degli amici, diciamo, che non ci sono, e che invece io sento sempre, mi sembra quasi di vederli nel Grandiale o il Palazzo del Cinema o davanti in Sala Grande, Pietro Coccia, Claudio Carabba, che tu conoscevi benissimo, Dina Disa del Tempo, ogni tanto mi viene Francesco Mininni, critico della Critica Cattolica fiorentina, tanti che ormai sono, purtroppo Ranieri Polese, grande critico letterario e cinematografico, uno dopo l'altro, come diceva Ungaretti, nel cuore nessuna croce manca. A me sembra di essere ancora il ragazzo che cominciò
37 anni fa con Claudio Zanchi, direttore di Vivi il Cinema, che non c'è più, con tanti altri che non ci sono più, con Claudio Carabba che non c'è più.